Io chiedo scusa, però ne approfitto anche perché prima la vicepresidente ha citato i ristori, così come li hai citati tu, che sono arrivati agli enti del terzo settore. Noi è una discussione che abbiamo con i nostri centri sociali e ricreativi, perché Hauser, per una scelta regionale che fece anni fa, ha un unico codice fiscale, un'unica partita IVA. Quindi Hauser Ravenna ha un unico codice fiscale, un'unica partita IVA, pur avendo 14 centri sociali. E abbiamo fatto solo una domanda, abbiamo ricevuto un contributo solo. Questo è quello che discutiamo continuamente con i nostri centri sociali, perché addirittura ci hanno portato una tua intervista di Faenza dove dici che sono state erogate tante risorse, ma per quanto ci riguarda non è come ANCESCAO che ogni centro sociale o l'ARCI o un altri ENDAS, eccetera, ogni circolo, ogni centro sociale ha una partita IVA e autonoma. Per quanto riguarda l'Hauser, avevamo fatto una scelta che in questo momento ci ha penalizzato perché abbiamo portato a casa un contributo da dividere. Se sono 10.000 euro, abbiamo 14 centri sociali. ANCESCAO, un centro come questo, si è portato a casa dal contributo dai ristori regionali 10.000 euro. Noi abbiamo suddiviso, abbiamo preso 800 euro ogni centro sociale. Quindi lo voglio dire anche per chiarezza, perché è un tema che stiamo discutendo con i nostri centri in modo molto animato ed è stato per noi penalizzante perché quando si sono distribuite le risorse non si è tenuto conto di questo aspetto tipico dell'Hauser. Grazie. Hai fatto bene a dirlo, Mirella, perché io ad esempio era una cosa che non sapevo, che non conoscevo, che imparo adesso. Evidentemente però, sempre nella franchezza che condivide, cioè che contraddistingue, scusate, il bel dibattito di questa mattina, evidentemente qualcosa anche nella relazione, no, tra Hauser regionale e Regione Emilia-Romagna, non è una critica ai presenti, cioè, è una, cioè, provo a spiegare. Non ha funzionato, nel senso che quelle risorse sono il frutto di due bandi. C'è stata una fase A nel 2020 in cui sono state messe a disposizione tot risorse. Io, ad esempio, sono orgogliosa, ho avuto la responsabilità, l'onore di fare la relatrice del bilancio quest'anno in regione. Non mi ero mai occupata, no, così di numeri. Ho detto però dai, abbiamo anche più tempo, no? Perché il lockdown ci ha un po' tutti, no? Anche chi aveva delle responsabilità pro tempore istituzionali confinati in casa, no? Io ho detto se non provo adesso che non ci sono le iniziative, non ci sono le feste, non ci sono... E quindi ho fatto la relatrice del bilancio, in quel bilancio c'è un emendamento a mia prima firma che aumenta le risorse per questi tipi di ristori. Te che così siamo riusciti a fare anche un secondo bando nel 2021, un bando che però è stato diverso rispetto a quello del 2020, nel senso che i criteri per, posto che comunque non risolveva, no, la peculiarità, non dava risposta alla peculiarità che tu mi hai raccontato, che io apprendo ad oggi di Hauser, no? E che vi ha penalizzati in questo caso, perché appunto la cartina che avete messo negli atti del convegno, del congresso, fotografa una realtà vivace, plurale, diffusa su tutto il territorio della provincia di Ravenna, e immagino che così sia anche nelle altre province dell'Emilia-Romagna, no? Dico però appunto lì bisogna che siamo tutti più capaci, no? In futuro, posto che speriamo di non avere più bisogno di ristori, ma di riuscire ad aumentare invece le risorse sulle progettualità, sui programmi, sulla programmazione futura. Però dico lì, evidentemente, tra i nostri uffici, nella relazione, perché immagino che dopo il primo bando questa cosa già si è emersa, tant'è che nel secondo bando, ad esempio, i criteri per consentire alle APS e alle ODV di partecipare sono stati molto cambiati. Abbiamo abbassato il target. Con Davide abbiamo fatto quella conferenza stampa in cui abbiamo raccontato che a Faenza 46 realtà di Faenza, non della Romagna Faentina, sono andate a risultato con cifre importanti
ma non lo dico e ci tengo a sottolinearlo, comunque non in grado di dire un grazie profondo per tutto quello che è stato fatto, perché mentre era tutto chiuso, erano chiuse le sedi, continuavate a pagare gli affitti, le bollette, la luce, insomma anche queste cose banali e materiali, no? E quel bando cercava di dare risposta, però dal primo del 2020 al secondo del 2021 un po' di cose sono cambiate, no? Proprio perché dallo scambio, no? Da quel riconoscimento, da quella reciprocità, da quel confronto che poi si mettono in campo strumenti adeguati, no? Ai bisogni, no? E quindi penso che in futuro anche sulle progettualità dovremo, insomma, tra i nostri uffici, tra gli uffici della vicepresidente che ha la delega, tra i vostri rappresentanti, tra chi siede negli organismi regionali del volontariato, questa cosa vada, diciamo così, rimessa all'ordine del giorno. Possiamo capire se ci sono le modalità sulla fase di, oramai quello che è stato fatto sulle progettualità, no? Per recuperare in qualche modo, no? Quindi io per parte mia non lo sapevo, ma mi farò carico tra oggi e domani di parlare con la Monica Racitti, che è la funzionaria che se ne occupa, di ridirlo alla vicepresidente, perché la dico così, è un peccato, perché tra l'altro col secondo bando abbiamo, proprio abbassando i criteri del numero degli iscritti sia alle APS che alle ODV, abbiamo dato risposta al 100% delle domande presentate ritenute ammissibili, quindi bisogna, insomma, sì, sì, con 10 qui, perché appunto abbiamo, noi abbiamo, diciamo così, la tabella Excel, no, di Faenza, dove ci sono appunto realtà che sono riuscite a candidarsi sia nel primo che nel secondo bando. La colonna del primo bando è così, la colonna del secondo è molto più ampia, perché appunto c'è stato un dialogo. Ecco, evidentemente questa cosa non è emersa a sufficienza, hai fatto benissimo a ribadirla, perché questa è la sede giusta per dirsi le cose come stanno. Io per il mio pezzo, certo, nei vostri associati, io mi farò carico per il mio pezzo sia con la dirigente che con la vicepresidente di rifarlo presente e di capire, appunto, posto che speriamo tutti che non ci sia più bisogno di ristori, ma se non altro nelle progettualità, di riconoscere, come dicevo prima, ma anche di valorizzare quello che è stato da sempre un vostro lavoro, non va bene, impegno, contributo quotidiano. Io mi scuso, ho risposto adesso perché appunto al più tardi devo essere a Cervia. Grazie a voi, grazie mille, grazie a voi, sì, grazie. Buon proseguimento di discussione, e insieme cerchiamo, ciascuno per parte sua, perché anche quelli che siamo qui al tavolo, da Marinella al sindaco, alla vostra rappresentante regionale, a Davide, a me, ognuno di noi fa un pezzo diverso e ha pro tempore una responsabilità diversa, però facendo squadra si possono, solo facendo squadra, portare qualche risultato nei nostri territori. Quindi grazie davvero per quello che avete fatto con generosità, con gratuità e con il sorriso, che serve sempre, diciamo così, a portare un po' di sole nelle giornate, perché non tutte sono belle come quella di oggi.